In molti me lo state chiedendo, ho sempre esitato, ma adesso vi faccio vedere come io, in caso di evenienza, addrizzo una ruota oppure vado a mettere dei raggi che si sono allentati e pertanto il cerchio tende a sbattermi da una parte o dall'altra. Vi farò vedere il mio metodo, è un metodo semplicissimo, un metodo che potete fare a casa ed è un po' diverso da quello che girano i video, diciamo. Poi non so se qualche youtuber o qualche meccanico collega l'abbia fatto già vedere, però insomma, ovviamente come dire, YouTube è saturo un po' di tutto, poi c'è chi segue uno, chi segue l'altro, ovviamente se qualcuno l'ha già fatto vedere io non voglio copiare nessuno, anche perché nessuno può copiare niente, insomma, voglio dire, siamo sul mercato libero di YouTube. Come molti seguono me, seguirete anche gli altri, state vedendo che finalmente qualche canale si sta meccanico anche si sta aggiornando nel dire che il grasso bianco non va messo ovunque e dovunque, ma magari sta facendo vedere dove va messo un grasso da scorrimento e magari non mette più i grassi, non si mettono più i grassi bianchi. Ecco, chi mi segue sa che io sono stato in assoluto il primo a dire che il grasso bianco non andava messo nel movimento centrale, il grasso bianco non va messo nei perni passanti. Insomma, se andate a vedere nei miei video, vedete che tutti i corsi che ho fatto l'ho subito buttati qua su YouTube e finalmente adesso qualcuno inizia ad aggiornarsi. Perciò nessuno vuole copiare niente e vi farò vedere come io vado a raggiare e a drizzare il mio cerchio che è storto. Andiamo a lavorare su un cerchio da 50 euro, 60 euro, perciò da pochi euro. Io sconsiglio sempre di far addrizzare totalmente i cerchi, ma consiglio più di spendere due spicci in più e di farli mettere nuovi, perché un cerchio che ha dei raggi lenti, ok, si può anche stringere, ma un cerchio che ha perso la campanatura, adesso vi racconterò un po' tutto quanto. Allora, potrei farvi vedere questo che per tensionare i raggi, di solito si tensionano i raggi di sinistra a 15-18 e i raggi di destra a 23/25, però voglio farlo in un modo ancora più semplice oggi. Andiamo direttamente proprio a vedere sul nostro portaruota, ma lo possiamo anche fare da bicicletta montata, come possiamo andare a vedere dove il cerchio è storto e va praticamente rimesso in asse. Tiro su un pochino il mio braccio, questo è un braccio della Park Tool, perciò anche un buon braccio. Ripeto, nonostante ciò, io sono contrario a questi lavori. Vado a chiudere le mie linguettine e mi abbasso un pochino questo. Come potete vedere, è molto storto il cerchio. Vedete? Andiamo a girare. Chiudiamo un pochino le linguette. Ok, butta da una parte, vedete? Butta sul lato sinistro e poi ecco, sul lato destro. Pertanto, che cosa dobbiamo andare a fare? Vi faccio vedere con molta calma. Scusate che prendo spazio. Ripeto che adesso ho qua la ruota che mi strucia a destra. Mi fermo dove mi strucia e vado leggermente a tensionare il raggio di destra, vedete? Ma proprio una cosa leggera. Tensiono anche qui il raggio di destra. Vi ricordo, ragazzi, che per stringere i raggi si gira in senso antiorario. Ok? Qui farò un giro perché questo raggio l'ho sentito, l'ho avvertito ovviamente a mano che era lento. Voi partite sempre da mezzo giro per terminare poi lo struscio io qui sul lato sinistro. Andrò a vedere anche questo, come è la situazione del raggio. Questo è il raggio stretto, ancora mi tende a struciare leggermente, perciò vado ancora a tensionare magari il raggio un pochino più sotto, sempre al lato destro. Allento invece il raggio di sinistra.
Vedete? Lo allento poco poco, li faccio fare mezzo giro. Quest'altro di destra lo tensiono ulteriormente, mezzo giro. Quest'altro esterno lo vado ad allentare di mezzo giro e poi vado a verificare che il mio rumore è sparito. Pertanto dobbiamo adesso andare a rilavorare sul rumore, eccolo qua, che era di destra, vedete? Qui dobbiamo fare all'incontrario, ragazzi. Mi fermo dove strucio. Vi ho spento la luce dell'officina anche nel video di prima, perché in modo che così potete vedere meglio l'inquadratura. Allora, dicevamo, lato sinistro abbiamo risolto. Adesso c'è questo punto, mi strucia qua. Perciò che cosa devo fare? Io devo andare a controllare i raggi di sinistra, ok? Che sono questo, sta a sinistra, questo sta a sinistra, questo sta a sinistra. Questo è di destra, perciò devo andare, vado a fare mezzo giro di tensione ai raggi di sinistra, perché devo andare a tirare il lato destro. Lato destro tiro i raggi di sinistra, lato sinistro tiro i raggi di destra. Devo andare a girare i raggi, a tirare i raggi di sinistra, perciò vado a verificare. Il rumore sta qua, mi fermo proprio qui sul rumore. Questo qui è il lato di destra e verifico com'è al tatto la sua avvitatura. Lo vado leggermente ad allentare, quello di destra. Questo di sinistra lo vado leggermente a stringere, sento che è lento, percepisco che è lento, perciò faccio già un giro, anche un giro e tre quarti. Ok, controllo com'è la situazione di questo e lo vado un pochino ad allentare perché percepisco che lui è troppo duro. Poi vado al raggio di sinistra, che è quello che devo andare a stringere. Ricordo di nuovo, ve lo ripeto, che i raggi si stringono a sinistra, ma non tutti. Dopo, a fine video, vi spiego. Vado a tensionare ulteriormente questo interno di sinistra. E ora poi provo la situazione. Come potete vedere, con un semplice lavoro, il cerchio non strucia più. Ora vi faccio vedere anche da davanti. Come prima si batteva. Allora, come vi ho detto, andiamo adesso da davanti e andiamo a vedere come il nostro cerchio non tocchi più e non struci più ed è precisamente dritto. La campanatura. Allora, la campanatura del cerchio è quando noi vediamo dei piccoli sobbalzi in alto. Che cos'è la campanatura del cerchio? Io neanche ve la faccio vedere, ve la spiego solamente. La campanatura del cerchio, oltre a questo macchinario che ho io, che tutti conoscete, che è il centraruote, oppure lo possiamo fare direttamente sul carro della bicicletta, dopo vi farò vedere, approfondiamo bene quello, come è possibile farlo. La campanatura è d'obbligo il centraruote. La campanatura è un macchinario che va messo per laterale sul cerchio, va a tirare qui e va a controllare la campanatura da lato a lato. E da lato a lato. Che cos'è la campanatura? Parliamo in modo semplice. La campanatura è una botta centrale che ha preso il cerchio. Allora, per botte e scampanature da 0,1 non si toccano. Se è da 0,2 0,3, io Angelo sottoscritto vi dico, che tanto lo vedete anche ad occhio visivo, di prendere e assolutamente sostituire il cerchio, soprattutto se parliamo di mountain bike. Fare una campanatura a una bici da corsa è un pochino diversa da quella di farla su una mountain bike, perché la mountain bike è sollecitata a prendere delle botte, le bici da corsa di meno. Perciò diciamo che sulle bici da corsa le campanature è un pochino già più possibile fare, cioè volendo le faccio, però io consiglio sempre cerchi nuovi, anche perché una volta che il cerchio ha preso quella botta, è evidente che il cerchio ne risente, perché non è più un cerchio, ma ha perso il suo essere cerchio. Perché la campanatura poi è quella, una botta frontale. Perciò vi ho fatto vedere in un modo semplice come, se il cerchio vi strucia, come raggiarlo. Ora mettiamoci nei panni di coloro che non hanno la
la macchina, l'apparecchio per poter centrare le ruote. Allora, ragazzi, come dicevo, non penso che voi a casa tutti avrete il centraruote. Questa è una bicicletta che con il motore posteriore che spesso soffrono di ruote che si storcono. Come si può vedere, questa qui è dritta, ma ha problema di campanatura. Queste bici spesso hanno problemi di campanatura, ma questa, la campanatura qui non si può proprio fare perché ha il motore. Questa va totalmente raggiata e poi riraggiata. Comunque, per fare il lavoro a casa, se abbiamo un mezzo simile, magari questo è un break, è scomodo. Se abbiamo il disco è meglio, per aiutarci a campanare, a raggiare, andiamo praticamente a mettere una fascetta sulla nostra bici, o possiamo farlo anche a occhio con il freno. Mettiamo una fascetta sulla nostra bici, la stringiamo e andiamo a mettere quel corta. Dopodiché andiamo a tagliare, scusate, ma si vede male perché purtroppo questa è il break. Andiamo a tagliare la nostra fascettina a misura e vediamo che ci fa una sorta di, come potete vedere, di, andiamo a tagliare un altro pezzetto, ecco qua. Ok, questo lo sto facendo per voi. Vedete? Lo alzo, alzo un altro pochino e vado praticamente, non so se la camera riesce ad inquadrare, vedete la fascetta? La vedete? E vado a girare il mio cerchio. Quando vedrò e si vedrò che la mia fascetta si muove, significa che il cerchio è storto. Se mi tocca qua sul lato destro dovrò andare a tirare i raggi di sinistra. Viceversa, se mi tira a sinistra dovrò andare a tirare i raggi di destra. Vedete? Così qua, come vi ho fatto vedere sul centraruote, abbiamo i raggi a destra e i raggi a sinistra. Ok, il video termina qui. Spero di essere stato abbastanza chiaro, ma soprattutto semplice. Ci tengo a ricordare che non tutte le ruote vengono avvitate in senso anti-orario in Nipples. Ad esempio, prendiamo Mavic, prendiamo la Mavic su ruote da mountain bike, i raggi vengono avvitati nel modo classico, avvitatura orario, svitatura anti-orario. Perciò, diciamo che per il 70% delle ruote l'avvitatura stringere è antiorario. Però verificate perché potreste trovare anche l'incontrario. Vi ricordo di andarci piano, fare passino passino come ho fatto vedere sul centraruote. E basta, spero che il video sia chiaro a tutti. In tanti me l'avete chiesto. Diciamo che questo è il modo base del modo più semplice di centrare la ruota. Poi abbiamo altri modi che sono più professionali, sono modi più complicati che per me farci un tutorial è veramente impossibile. Cioè, fare un tutorial del genere significa solo cercare di acchiappare visualizzazioni. Ho preferito fare questo che credo che sinceramente è veramente semplice base. Se ve lo seguite passo passo mentre vi fate il lavoretto e riuscite tranquillamente nell'intento. E vi saluto, vi aspetto sul canale. Ciclofficina Pedala Come Mai, Roma, via di Pietilugo 10. Ciao.